Allora, quindi a questo punto abbiamo, abbiamo messo a punto un set ovviamente di proprietà termodinamiche o di coordinate che ci servono, ovviamente ci dovranno servire anche ad identificare lo stato termodinamico. A questo punto sapete che cosa è una proprietà termodinamica, anche se l'abbiamo detto in modo abbastanza, diciamo, che non va. Sta cedendo la batteria. Ah. E quindi? Scusa, è rallentato, com'è che non va? Ok. Devo iniziare. Allora, quindi vi dicevo, dobbiamo a questo punto, una volta compreso, diciamo, quali sono le proprietà termodinamiche, dobbiamo identificare uno stato termodinamico, cioè dobbiamo cercare di capire come possiamo diciamo, in qualche modo capire quali sono il minimo di proprietà che servono a comprendere in quale stato si trova il nostro sistema. Di fatto noi possiamo, per come abbiamo definito le proprietà termodinamiche, le proprietà termodinamiche sono tante, ne abbiamo detto soltanto alcune, ma diciamo, potreste adesso voi dirmene qualcun'altra, oltre il volume specifico, la temperatura, la pressione. Vediamo un po' quali proprietà termodinamiche conoscete ancora, oltre a quelle che abbiamo identificato. Forza ragazzi. Allora, secondo voi la densità è una proprietà termodinamica o no? Densità o mai meglio massa volume? Certo. Secondo voi il calore specifico? Che cos'è il calore specifico? Ricordate? Questo è un modo empirico, l'abbiamo definito in questo modo, nella realtà non andrà più bene così. Perché se io adesso vi ho detto che la proprietà è tale se e solo se la posso, diciamo, mettere in relazione ad altre proprietà termodinamiche, tu mi devi definire il calore specifico rispetto ad altre proprietà termodinamiche. Quindi il gioco che andremo a fare è il seguente, quello postulatorio. Io vi dico che esistono due proprietà termodinamiche, un sistema semplice PVT, poi vedremo che cos'è, e attraverso queste due proprietà di cui postulo l'esistenza, le, diciamo, deriveremo tutte le altre proprietà, perché se le proprietà sono, diciamo, sono legate ad altre proprietà termodinamiche, se sono esse stesse proprietà termodinamiche, quindi attraverso la definizione che abbiamo dato noi costruiremo un qualche cosa in cui postulerò l'esistenza di, diciamo, di soltanto un numero limitato di proprietà e poi attraverso queste proprietà ne andrò a derivare tutte le altre. Quindi la definizione che lui dà, che è una definizione empirica del calore specifico, va benissimo, poi diciamo, la riprenderemo, ma non ci basterà per poter identificare la proprietà termodinamica così come oggi l'abbiamo definita. Comunque, quindi, anche il calore specifico è una proprietà termodinamica, ma lo sono tante altre proprietà termodinamiche. Per esempio, posso definire come proprietà termodinamica le proprietà ottiche di un sistema, giusto? Le proprietà acustiche, per esempio la velocità del suono in un mezzo è una proprietà termodinamica, perché è funzione di altre proprietà termodinamiche e così via. Quindi posso definire tante proprietà termodinamiche soltanto, diciamo, mettendole in relazione a proprietà, diciamo, esistenti. Bene, a questo punto mi chiedo, la domanda è legittima, dire va bene, ce ne sono tante, diciamo, di proprietà. Noi non le conosciamo ancora tutte, qualcuno, diciamo, l'abbiamo già conosciute nei corsi elementari, altre non le conosciamo, ma impareremo a conoscere. Ma quante me ne servono per dire quel punto nello spazio dove si trova? Non so se è chiaro. Se io vi dico, ragazzi, allora voglio identificare, cioè, la posizione del gessetto, come abbiamo fatto prima, anzi, non del baricentro del gessetto, vedete, quante me serve? Subito 3, va bene? Invece di tutto il gessetto, 6, e della porta, quante me ne servono? Vediamo un po' per identificare la posizione della porta. Chi ha detto 3? Dove sta? Dove sta? Lei? 3 proprietà, sicuro? 4 addirittura. Allora, il professore di meccanica applicata alle macchine, diciamo, verrebbe l'orticaria a sentire questa cosa. Vuol dire che voi in fisica 1 avete fatto in modo molto superficiale. Quindi ragazzi, quando venite? Allora, diciamo, basta una sola coordinata, ragazzi. Perché basta una sola coordinata? Perché ci sono dei vincoli.
La porta è vincolata, non è che me la posso prendere come gessetto e me la porto sulle spalle. Cioè, basta l'angolo, vedete? Se io prendo l'angolo di questa porta rispetto a questa coordinata, io praticamente dico questa è a 90 gradi, ho visto così, ragazzi, giusto? Se questa sta a 45 gradi, sta così, giusto? 0 gradi, sta così, mi trovate? Sì. Quindi mi basta una sola proprietà, l'angolo. Ci siete? Allora, questo aspetto è connesso alla, diciamo, della termodinamica, è connesso esattamente alla meccanica, perché evidentemente quel sistema, che è un corpo rigido che, diciamo, virtualmente nel caso più generale avrebbe 6 gradi di libertà, in questo caso ne ha soltanto uno. Perché? Perché è vincolato. Vincolo termodinamico, vincolo meccanico. Cominciate a mettere insieme le cose. Allora, diciamo, anche nella terminologia che vi sto dando c'è un parallelismo tra i concetti termodinamici che vi sto dando e la meccanica e la cinematica. Allora, di fatto, così come un punto piuttosto che un corpo eccetera ha bisogno di un certo numero di parametri, di coordinate per identificare lo stato, la posizione di quel corpo, e possono essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se è un corpo, diciamo, se è un sistema articolato, sono due gessetti con una cerniera, è un momento, non ve ne bastano più neanche 6, vi trovate? Che c'è un altro pezzo che sta, diciamo, qua vicino, e io per identificare questo corpo è un sistema complesso fatto da due pezzettini che hanno la possibilità di muoversi l'uno rispetto all'altro, quindi che cosa ci stanno? Sono 7 le coordinate, giusto? E così via. Quindi potete capire che il sistema può diventare sempre più complesso. Allo stesso modo, a questo punto, la domanda che vi faccio è: ma in un sistema termodinamico mi servono tutte le proprietà termodinamiche, mi serve x, y, z, teta, eccetera, e così via, oppure me ne servono solo alcune? Va bene? Allora, per esempio, se io, diciamo, facciamo un altro parallelo che forse vi può aprire la mente. Se io prendo, per esempio, x ed y, e vi prendo, questo è il punto, vi prendo anche r e teta, va bene? Sono 4 proprietà che io posso, diciamo, utilizzare per identificare il punto. La r, la distanza dall'origine. La teta, l'angolo che la r ha rispetto all'asse x, no? Che utilizzo, dove avete utilizzato questa r e teta, lo ricordate? Che coordinate sono? Bravissimo, qualche cosa l'ha ricordato, benissimo. Allora, ora se io vi dico, no, mi servono x, y, teta ed r per identificare un punto nel piano, voi sorridete, giusto o no? Perché sorridete? Dice, no, bastano due, professor, giusto. Bastano x e y, r o teta, ma forse basta pure, forse r ed x e così via. Quindi di fatto potrei, diciamo, utilizzare dei subset, cioè un numero minimo di proprietà e non tutte quante. A questo punto mi viene il dubbio che anche dal punto di vista termodinamico non mi serva T, V, T, U, calore specifico e così via, tutte le proprietà termodinamiche del mondo per identificare lo stato termodinamico, giusto? Può darsi che me ne serve un sottoinsieme di queste. Mi viene questo dubbio? Sì, è legittimo. A questo punto vuol dire che se io ho m proprietà termodinamiche, forse non me ne servono tutte m per identificare lo stato, cioè la posizione termodinamica, ma me ne serve un sottoinsieme n, va bene? Così come non prendevo tutte e 4 le coordinate, 4, diciamo, perché ne erano fatte 4, ma potrei inventarmene tante altre, no? Me ne servono soltanto un sottoinsieme di queste cose. E poi che cosa posso fare accanto a queste n proprietà? Evidentemente le altre m meno n sono funzioni di n, cioè io posso scrivere così come qua, che cosa faccio, ragazzi? Cosa faccio? Scrivo y uguale a che cosa? Poi ragazzi, r sen teta. Quindi scrivo un'equazione, giusto? X uguale R cosentete e così via. Quindi ho scritto due relazioni delle altre due proprietà che io non conoscevo se ho identificato R e teta. Allo stesso modo, in termodinamica, posso definire lo stato termodinamico con un sottoinsieme N. E le altre M-N equazioni, che cosa ne faccio? Le posso derivare perché sono connesse alle N proprietà, con delle equazioni che chiamo equazioni di stato o equazioni costitutive.
cioè sono delle equazioni che mi mettono in relazione la generica proprietà Z con le proprietà X, Y, Z, per esempio, che io, diciamo, sto andando a, diciamo, a utilizzare per identificare lo stato termodinamico del mio sistema. Va bene? Chiaro questo che lo ripeto? È chiaro, ragazzi? Lo ripeto. Allora, se io ho di queste n, quindi allora abbiamo detto, facciamo x con 1, x con 2 e x con 3, sono le tre proprietà, supponiamo, che mi servono a identificare lo stato termodinamico del mio sistema. Sono tre, supponiamo. Allora, che cosa vuol dire? Che se io prendo una proprietà y, questa proprietà y potrò ricavarla a parte con una funzione di fx con 1, fx con 2, fx con 3, diciamo x con 3, e quindi le altre proprietà y con 1, y con 2, y con n, potrò scrivere tante equazioni, m-n equazioni, che identificano tutte quelle altre proprietà, tutto qui. Chiaro? A partire da questo subset. Quindi a questo punto, diciamo, questo deve essere chiaro perché, diciamo, c'è una stretta analogia con la parte cinematica che avevamo già visto prima. Ma, attenzione, io ho detto che c'è un subset, ma non ho detto quante ne sono. A questo punto, ne sono di meno, ma quante? Dipende. Così come dipendeva nell'ambito della cinematica come era fatto, come era vincolato quel corpo e così via, allo stesso modo, nell'ambito della termodinamica potrò avere dei sistemi semplici in cui le proprietà termodinamiche intensive per determinare lo stato intensivo saranno molto limitate. Quante? Il caso più semplice, il sistema semplice PBT2, oppure sistemi più complessi in cui mi servono più coordinate termodinamiche. Allora, qual è lo stato, diciamo, il sistema più semplice che io posso immaginare? Una sostanza pura. Prendo per esempio dell'ossigeno, va bene? Se io prendo a questo punto un sistema semplice PBT, quindi una sostanza pura, ossigeno, misuro temperatura e pressione, e io attraverso temperatura e pressione, che devono essere, attenzione, vi ho messo un altro concetto, diciamo, dentro, indipendenti tra di loro, posso attraverso due proprietà indipendenti tra di loro definire tutte le altre proprietà, quindi posso trovare per esempio il volume in funzione di pressione e temperatura. Questo è quello che avete fatto quando, per esempio, nei corsi elementari, che avete fatto? Avete studiato una legge che si chiamava legge dei gas ideali. Cosa ci diceva questa legge? In effetti è, dal punto di vista matematico, quello che abbiamo scritto qua. Scriviamolo insieme. Qual era la formula? Ve lo ricordate? PV uguale a R per T, dove R è una costante. Per cui, se voi avete P e T, avete il volume specifico, vedete? Perché B, qua, diciamo, semplifichiamo, quindi B è uguale a R per T diviso P. Vedete? Cioè B è una funzione di T e P. Cioè questa Y è una funzione di X con 1 e X con 2. È chiaro? Se sono due le proprietà in questo caso, la terza proprietà è una funzione delle prime due. E quindi questa come si chiama? Equazione di? È un'equazione di stato, cioè un'equazione costitutiva. Una delle equazioni che vi servono a determinare le altre proprietà in funzione della prima. Attenzione, ritorniamo su un concetto che vi ho dato prima. Vi ho detto, attenzione, le due proprietà devono essere indipendenti e voi ve la siete bevuta. Adesso mi spiego, perché non mi avete fatto domande, mi spiegate che cosa sono quando due proprietà sono indipendenti. Perché l'avete capito, visto che non avete nessuno alzato la mano, e vuol dire che avete capito quello che ho detto, giusto? Che cosa... Qua è pericoloso anche non alzare, non solo stare in silenzio, non solo parlare, ma anche stare in silenzio. Quindi è pericoloso comunque fare lezioni, diciamo, fisiche. Mi dica, secondo lei che cosa significa devono essere indipendenti? Puoi inquadrare anche tu questo. Dimmi. Chi se la sente di dare una spiegazione? Nessuno? Allora, la prossima volta, pardon? Nessuno? Al variare di una non dovrebbe variare l'altra. Però? Aumentare la pressione, la temperatura in genere non esce perché non per Allora, stai sulla buona strada, ma diciamo,
stai un po', diciamo, ritornando sul tuo ragionamento, diciamo, avvitandosi su te stesso. Allora, vi faccio ancora una volta per chiarirvi le idee, perché lui è sulla buona strada, dice, vabbè, se cambia uno non deve cambiare l'altro. Però lui dice, se cambia la pressione cambia la temperatura. Ma perché non posso cambiare la temperatura e non cambiare la pressione? In un sistema posso cambiare la, diciamo, la temperatura e non cambiare la pressione? Cioè, non vuol dire che, diciamo, ci sono delle, tra tutte le possibili trasformazioni, se cambia una non cambia l'altra. Vuol dire che la posso cambiare da sola. Allora, ti faccio un esempio, diciamo, che sicuramente, diciamo, avete più volte visto, diciamo, nell'ambito del cinema, ancora una volta, e vi, fa, vi chiarisce anche l'aspetto termodinamico. Allora, se io prendo, invece che la x con questa, diciamo, con questa origine, vi prendo una coordinata che parte da qua e si muove nel senso opposto, va bene? Questa coordinata la chiamo chi, va bene? Allora, questa coordinata, diciamo, quando io sto qua, questo praticamente, questo, supponiamo che questo punto qua sta a 10, quindi quando qua sto a 1, questa sta a meno 9, giusto? Allora, se io vi do questa coordinata x e la coordinata chi? Non è chi, questa è z, diciamo, è coordinata. Allora, che cosa succede? Qui, ragazzi, se io vi prendo 1 e meno 9, ho identificato il punto nello spazio? Non l'ho identificato, perché questa funzione è praticamente la stessa dell'altra, cioè la prima coordinata è 10 meno x e qui la seconda coordinata è 10 meno x, quindi di fatto è la stessa coordinata messa in modo diverso, cioè se cambia una cambia l'altra, cioè qui non puoi non cambiare l'altra, perché se io ti metto qua 5, questa è meno 5, vi trovate? E quindi sono una dipendente strettamente dall'altra, cioè le due proprietà non sono indipendenti, cambio l'una, cambia l'altra. Era la prima frase che l'aveva detto, però poi si era fermato e si era anche contraddetto. Vi è chiaro adesso cosa vuol dire indipendente? Quindi pressione e temperatura in alcuni casi specifici sono dipendenti l'una dall'altra, poi me lo dirà lui, lei, che cosa, quando sono dipendenti l'una dall'altra, ma in generale non sono dipendenti l'una dall'altra. Io in un sistema pistone cilindro, quello che abbiamo visto prima, che è il sistema semplice PVT, in cui metto per esempio dell'ossigeno, l'ho messo dell'ossigeno qua dentro, se io, diciamo, metto qua sopra un pesetto, va bene? Ed è sempre lo stesso pesetto e, diciamo, quindi questo pistone è libero di muoversi e aumento la temperatura, lo metto su un fornello, questo sistema pistone cilindro, la temperatura aumenterà, il sistema si dilata, quindi il gas si dilata, e quindi che succede? La pressione resta la stessa, perché la pressione, almeno quella empirica che voi avete già studiato, a quanto è uguale? La pressione qua dentro, quanto sarà uguale? Forza su spostamento, bene. La forza su spostamento, forza su aria, bene. E quindi? E quindi questa forza che agisce su questo sistema, quant'è? Ragazzi, rimane sempre la stessa, la forza peso che sta qua sopra, giusto? Quindi è il peso che sta là sopra, l'aria resta, cambia? No. E quindi la pressione là dentro cambia al variare della temperatura? Cambia. Quindi come vedi, tu hai un sistema in cui la pressione può cambiare, cioè la temperatura può cambiare e la pressione resta la stessa. Attenzione, perché ci sono alcune situazioni in cui pressione e temperatura si tengono a braccetto e non si lasciano. Lei fa giustamente sì con la testa. Qual è questa condizione? Come? Per esempio, dici, vabbè, se è un vincolo, se il pistone è bloccato non cambia, no? Ma diciamo, non è questo il problema, perché tu potresti teoricamente, diciamo, prenderne un, diciamo, potresti avere dei sottosistemi, quindi potresti in qualche modo anche, se il pistone è bloccato, di fatto è eliminato un grado di libertà. Quindi non è un problema dell'identificazione dello stato termodinamico del, diciamo, del sistema, ma perché hai elevato tu il grado di libertà. Quindi non ti servono più due proprietà, ma te ne serve una soltanto, perché hai bloccato il volume. Avendo bloccato il volume, tu di fatto stai è come se avessi fatto sulla porta quella, diciamo, hai inchiodato il, diciamo, la porta, l'hai inchiodata in un punto, quindi non si può più muovere. Quindi te ne basta uno, o la temperatura o la pressione, ma non perché quel sistema non è più un sistema semplice PVT, ma semplicemente perché hai messo un vincolo al sistema semplice PVT.
non so se vi ho convinti, poi ci ritorneremo su questa cosa. Di fatto, invece, dal punto di vista termodinamico, ci sono delle situazioni in cui pressione e temperatura non vi bastano per identificare, ve ne servono sempre due, ma non vi bastano per identificare lo stato termodinamico. Quali sono? I passaggi di fase. Se io prendo l'acqua invece dello 2 e qua diciamo, comincio a raffreddare il vapore d'acqua e a un certo punto arrivo alla condensazione, che cosa succede? Che la pressione e la temperatura resteranno costanti. Cioè l'una è funzione dell'altra, per cui se la pressione diciamo, resta costante, la temperatura resta costante lungo tutta la fase di condensazione. Chiaro? Poi lo vedremo quando faremo i passaggi di fase. Quindi attenzione, perché anche pressione e temperatura, che io dico sono l'uno indipendente dall'altro, ci sono delle condizioni termodinamiche in cui si legano insieme e c'è una funzione P, funzione di T, che è una funzione termodinamica che legherà l'una all'altra. Mi devo scegliere un'altra coordinata, per forza. Va bene? Quindi me ne servono due, ma dovrò cambiare coordinate. Non vi ho, diciamo, semplificato la vita, lo so, però complicato. Però quello che deve rimanere chiaro è che le due coordinate in questo, con questo sistema semplice che dovete scegliere saranno sempre due coordinate indipendenti. Nel momento in cui io potrò scrivere una relazione di questo tipo, P uguale come funzione della temperatura, ovviamente la coppia PT non mi serve più a niente, perché ho identificato T, ho identificato anche P, e quindi dire che ho preso T significa che ho preso anche P. Chiaro? Quindi se io avrò una funzione costitutiva in certi momenti, in certe situazioni termodinamiche, non mi basta prendere P e T, ma devo prendere solo P o solo T e un'altra coordinata, per esempio il volume specifico, per esempio l'energia interna e così via. Va bene? Quindi attenzione, perché queste due coordinate, nel caso di un sistema semplice PPT, vanno sempre scelte indipendenti, ma non solo PPT, anche se a tre coordinate, a quattro coordinate, a cinque coordinate, eccetera. Allora, se io adesso ti dico, complichiamo il nostro sistema, facciamo un sistema, non un sistema per esempio PBT, ma mettiamoci un'altra variabile dentro, va bene? Me la sai mettere? Chi è che mi sa far diventare questo sistema con un accordo, mi sa aggiungere un alto grado di libertà? Perché in effetti il numero di coordinate, ragazzi, è esattamente il numero di coordinate minime che vi servono a identificare lo stato termodinamico di un sistema, è esattamente pari al numero di gradi di libertà. L'abbiamo capito, perché tale e quale alla meccanica, tale e quale diciamo, alla porta. Quindi due gradi di libertà, due proprietà, non qualunque proprietà, ma bravi, dito la voce alta, indipendenti, perché diciamo, se voi non identificate quelle due proprietà giuste, l'esercizio non lo fate. Ma io qua come faccio a ricavare lo stato diciamo, finale? Perché state prendendo le due stesse coordinate, per cui non arriverete mai a una soluzione. Quindi dovete ben identificare quali sono le proprietà indipendenti, se no l'esercizio non riuscite a farlo, ricordate. Quando avete preso le due coordinate, utilizzate tutte le equazioni di stato per ricavare tutte le altre proprietà che io vi chiederò di fare. Cioè i primi esercizi che faremo in termodinamica sono proprio questi. Io vi do due proprietà che identificano uno stato termodinamico e voi mi ritrovate tutte le altre proprietà a partire dalle equazioni di stato. Questi sono la termodinamica degli stati. La termodinamica degli stati è l'insieme delle equazioni caratteristiche che vi servono a ricavare tutte le altre proprietà a partire da due proprietà indipendenti. Allora, quindi da questo punto di vista voglio a questo punto, una volta che ho studiato il sistema più semplice possibile, che è il sistema semplice PBT, andiamo a pensare a un altro sistema un po' più complesso. Allora, ragazzi, sistema un po' più complesso a cui si è termodinamico, non più fatto da una sostanza pura, ma dalla miscela. Quindi io posso, per esempio, prendere una miscela ossigeno azoto, ma conoscete questa miscela ossigeno azoto? E che cosa posso fare di questa miscela ossigeno azoto? Bravo. Per esempio tu dici, a questo punto potrei avere le pressioni parziali dei suoi due singoli gas e poi la temperatura. Quindi a questo punto lui dice, va bene, io ho come proprietà termodinamica la pressione parziale e poi quindi la pressione parziale attraverso Dalton ho la pressione totale, quindi posso ricavare
a quel punto con tre coordinate posso ricavare tutto. Vedete che me ne serve un'altra. Allora è un po' più, lui ha scelto la coordinata non tanto facile da misurare, perché mentre la pressione totale è facile da misurare, tu come la misuri la pressione parziale? Diventa un po' più difficile, giusto? E allora normalmente cosa fai? Utilizzi, invece della coordinata pressione parziale, ma potresti utilizzare anche questa, per carità, utilizzi, diciamo, la composizione chimica. Per cui normalmente tu dici, va bene, attraverso per esempio una gas cromatografia, io posso, diciamo, ricavare, se so che c'è una miscela ossigeno-azoto, io posso dire, vabbè, diciamo, mi ricavo quant'è la percentuale, diciamo, di azoto, quindi, diciamo, la frazione molare, dico che è 0,8 per esempio, a questo punto c'ho 0,8, so bene che che essendo una miscela binaria, diciamo, l'altra sarà 1 meno x, e quindi 1 meno, diciamo, quindi la x, diciamo, la frazione molare dell'azoto, e quindi posso ricavare a questo punto, a partire dalla prima, la seconda, quindi non mi servono tutte e due, me ne basta uno, e poi pressione e temperatura. Quindi tre proprietà indipendenti, in questo caso mi basta. Ma non posso dare frazione molare dell'ossigeno, diciamo, dell'ossigeno, quella dell'azoto e la temperatura. Non mi bastano, perché? Perché due sono dipendenti tra di loro e me ne servono tre in quel caso. Vi è chiaro il giochetto? Sicuro? Dubbi? Allora, detto questo, quindi complico, diciamo, ovviamente vi ho complicato un po' il problema, e adesso ve lo semplifico subito. Allora ragazzi, non vi preoccupate, perché noi studieremo mediamente solo o sostanze pure, oppure anche quando, diciamo, andremo a studiare delle miscele, andremo a studiare delle miscele in cui la composizione non cambia durante la trasformazione. Va bene? Quindi, per esempio, se io faccio una miscela di, che ne so, di acqua e azoto, io non faccio condensare l'acqua mentre, diciamo, per esempio sto facendo la trasformazione, perché altrimenti mi cambia la composizione chimica della parte gassosa. Se invece mantengo tutto in fase gassosa, la composizione non cambierà, e quindi alla fine mi basteranno, diciamo, potrò considerare la miscela non con le proprietà dei singoli componenti, quindi non il volume specifico soltanto di un pezzo e dell'altro e così via, ma andando a considerare delle proprietà medie della miscela, quindi calore specifico medio, la temperatura e la pressione sono già proprietà medie, quindi non ho bisogno di identificare, diciamo, dal punto di vista questo, diciamo, quindi tutte le proprietà, diciamo, specifiche e, diciamo, estensive del mio, diciamo, sistema, le andrò, diciamo, a considerare come proprietà medie della, diciamo, della miscela. Questo ovviamente mi aiuterà in molti calcoli che andrò a fare. Quindi dal punto di vista, diciamo, calcolativo, non vi darò mai dei problemi complessi, vi farò sempre dei sistemi semplici, in cui anche quando vi dirò dell'aria, vi dirò, va bene, queste sono le proprietà medie di, diciamo, dell'aria. Quindi vi, diciamo, vi saranno calcolate da noi, vi saranno date già delle tabelle con delle proprietà termodinamiche medie della miscela, aria che non è soltanto, ricordiamocelo, azoto e ossigeno, ma anche altri componenti, ovviamente c'è la CO2, l'anidride carbonica, poi ci sono dei gas nobili e così via, quindi, diciamo, è una composizione abbastanza dall'alto variabile, c'è, cioè, una composizione standard, ma di fatto può cambiare anche da aula a aula, no? Se noi siamo qua, evidentemente l'acqua, se l'aria si è arricchita di anidride carbonica, che, diciamo, il numero di ricambi aria non è, diciamo, probabilmente quello giusto, e quindi di fatto i nostri mal di testa stanno crescendo, perché non so se sapete, il nostro organismo è molto sensibile al CO2, e quindi, voglio dire, man mano che la CO2 aumenta, diciamo, anche le nostre performance psicofisiche cambiano. E per fortuna siamo al di sotto i 5.000, se no altrimenti cominceremo a vedere qualcuno che inizia, diciamo, a battere per terra, perché, diciamo, al di sopra di una certa di 5.000 ppm comincia a essere anche pericoloso. Ma raramente ci arriviamo, perché per fortuna, diciamo, ci aiutano a volte delle, diciamo, non elevate performance degli infissi, perché abbiamo gli infissi che si hanno elevate infiltrazioni, e quindi vedete attraverso quei piccoli spiragli che vedete lì c'è un ricambio d'aria naturale anche quando l'impianto è tutt'aria, non funziona bene. Allora, questo forse è bello che non vada in internet, perché stiamo dicendo male dei nostri impianti. Ma mi sembra che oggi siamo spenti, o sbaglio? Allora, a questo punto, quindi abbiamo detto proprietà estensive,
proprietà intensiva e estensiva abbiamo già a questo punto trattate. A questo punto volevo soltanto darvi qualche informazione su, a questo punto, su quelle che sono le cosiddette trasformazioni. Quindi abbiamo capito che posso determinare una proprietà a partire da altre proprietà. A questo punto l'appetito viene mangiato, e va bene, ma se queste proprietà restano costanti nel tempo o cambiano? Il punto materiale si può muovere nello spazio, nel tempo, oppure diciamo, resta sempre lì? Ebbene, quando abbiamo fatto, ovviamente se andiamo a vedere soltanto se, diciamo, le delle proprietà non tempo varianti, quindi diciamo tutto sta fermo, mi basta misurare pressione e temperatura del momento e ho finito, cioè, il mio mistero di termodinamica è finito. Nella realtà molto spesso a me interessa vedere come cambia lo stato termodinamico di un sistema nel tempo. Quindi non mi serve solo la fotografia in un determinato istante, mi serve capire la trasformazione termodinamica connessa a questo sistema. Bene. Allora andiamo, cerchiamo di capire come posso fare questo. Quindi come a questo punto cambiano nel tempo le proprietà. Quindi a questo punto io non avrò soltanto una temperatura, avrò una temperatura che cambia nel tempo, avrò una pressione che cambia nel tempo, giusto? E così via. Allora attenzione, ricordiamoci quello che abbiamo detto all'inizio della lezione, prima ancora di, diciamo, ragionare su questi aspetti. Allora noi all'inizio della lezione abbiamo detto, signore, quando io vado sulla termodinamica classica, io considero il sistema in equilibrio termodinamico, giusto? Allora cosa vuol dire in equilibrio termodinamico, ragazzi? Vuol dire che nel tempo le proprietà, diciamo, nello spazio, pardon, queste proprietà non cambiano, cioè la temperatura qua è uguale alla temperatura qua, perché altrimenti avrei dei gradienti termici. E se avessi dei gradienti termici, cosa, diciamo, mi troverei? Mi troverei un flusso di energia in modo calore, quindi non avrei un equilibrio termodinamico, giusto? Quindi evidentemente per poter dire che sto, diciamo, che il sistema è in equilibrio, la temperatura qua, 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 in tutti i punti deve essere nel mio sistema, diciamo, in tutti i punti deve essere il mio sistema, deve essere uguale. Va bene? Quindi se questa è la mia massa di controllo, io posso associare a questa massa di controllo un'unica temperatura, non tante temperature quanti sono i punti dello spazio, un'unica pressione, va bene? Ora, finché questo non cambia nel tempo, ci sta sempre la stessa in equilibrio, nessun problema. Allora, inizia quando io comincio a comprimere, va bene? Allora, nel momento in cui inizio a comprimere, ragazzi, che cosa succede secondo voi? Immaginate il motore della macchina, perché questo qua è il motore della macchina e il motore, diciamo, questo pezzo, diciamo, messo al contrario, giusto? Questo è il cilindro, questo è il pistone e qua sta la biella che spinge il cilindro, giusto? Qua stanno le fasce, ok? E si sta avvicinando il cilindro, diciamo, capovolto. Allora, in quanto tempo, diciamo, avviene questa trasformazione termodinamica? E poi parliamoci chiaramente, noi dovremmo arrivare, cioè adesso stiamo facendo, diciamo, l'ABC, le proprietà, le temperature, quello che ci serve capire sono le macchine termiche. Poi, allora, se non avete capito questi concetti base, non capirete mai neanche quelli. Però cerchiamo di capire in quale ipotesi io vado a studiare questo sistema. Va bene, le ipotesi della termodinamica classica sono che la temperatura e la pressione sono le stesse all'interno del mio sistema. Quindi vuol dire che anche se io fotografo, metto più fotogrammi uno dietro l'altro, come nel caso di una trasformazione termodinamica in cui io sto comprimendo, se temperatura e pressione sono le stesse all'interno, in ogni fotogramma, in ogni momento in cui io sto suddividendo il tempo, la scala del tempo, se sono sempre le stesse, anche se stanno cambiando nel tempo, cioè la pressione, che cosa succede quando io comprimo? Aumentando, giusto? Ebbene, se sono sempre le stesse, a questo punto io potrò far valere le stesse relazioni, le stesse equazioni di stato che ho definito quando il sistema è in equilibrio. Ora, la termodinamica classica che noi andiamo a studiare, ragazzi, è proprio una termodinamica in cui io dico che anche nelle trasformazioni che io vado a studiare, istante per istante, considero il sistema come una successione di stati di equilibrio. Va bene? Quindi ogni fotogramma di questo mio film che io vado a fare della compressione, in ogni momento, istante 1, sto qua, la pressione qua dentro è sempre uguale, poi mi sono spostato di un centimetro, la pressione qua dentro è sempre uguale, e così via. Temperatura sempre la stessa. Queste sono le ipotesi su cui stiamo lavorando, eh?
e lavoreremo durante tutto il corso, quelle della termodinamica classica, ricordiamocelo. Bene, ma secondo voi, per avere un sistema che si muove con stati di equilibrio uno dietro l'altro, secondo voi, che cosa dovrei lasciar fare, diciamo, quanto tempo dovrei lasciare tra lo stato 1 e lo stato 2, lo stato 2 e lo stato 3? Quanto tempo dovrei mantenere? Il meno possibile. Il meno possibile, cioè, fa velocemente. Così non ti accorgi del cambiamento. Facciamo un esempio. Allora, supponi di mettere una piastra qua, cioè di non fare la compressione, di mettere una piastra calda. Cioè, tipo, prima la piastra sta a 20 gradi sotto, e poi la piastra la prendo, accendo il fornello, la metto a 100 gradi. Secondo te la temperatura dell'aria vicino alla piastra com'è? Uguale alla temperatura, diciamo, dell'aria sopra? No. E lo accendi istantaneamente, cioè ho portato istantaneamente da 20 a 100 gradi, istantaneo. No, non è uguale. E allora? Allora, è esattamente il contrario di quello che stai dicendo. Cioè, se io faccio 20, 20,5, poi aspetto 10 anni, poi faccio 20,6, allora probabilmente tanto più tempo lascerò al sistema di rilassarsi, di mantenere, diciamo, di portarsi tutto alla stessa temperatura, tanto più potrò considerare più o meno costante la temperatura dentro. Cioè, deve essere molto lento, cioè dovrei lasciare un tempo infinito per poter dire, guarda, la pressione è la stessa, la temperatura è la stessa, istante dopo istante. Se faccio questo quindi molto lentamente, cioè se io ti spingo velocemente qua, che cosa avrò? Che la pressione lungo lo strato, diciamo, piccolino, quello che, diciamo, che diventa subito la stessa pressione, diciamo, la pressione grande. Però tutta, diciamo, mentre l'onda di pressione si propaga, avrai un gradiente di pressione, avrai un gradiente di temperatura. Se io invece comprimo piano piano, do il tempo al mio sistema di portarsi gradualmente tutta la stessa pressione, faccio cambiare lentamente questa pressione. Quindi è esattamente il contrario, cioè, ti sei convinto? Sì. Ti sei redento? Sì. Allora, quindi è esattamente il contrario di quello che dice lui, cioè invece di fare tutto velocemente, devo fare tutto molto lentamente. Quanto è il tempo che devo aspettare? Infinito? E non ce ne andiamo mai più da qua dentro. Giusto. Non va bene infinito. Allora dobbiamo stabilire qual è il tempo ingegneristico che a noi serve per poter, diciamo, dire la pressione è la stessa. Allora, secondo voi, qual è questo tempo ingegneristico nel caso di una compressione? Allora, vediamo un po'. Diciamo, innanzitutto è un tempo che, diciamo, deve essere funzione di che cosa? Allora, secondo te, diciamo, che per la pressione, per far arrivare la, diciamo, pressione qua uguale alla pressione che sta sotto, da cosa dipende questo tempo in cui la pressione sopra è uguale alla pressione sotto? Dal tempo di propagazione delle onde di queste pressioni. Bene, signori. E allora, questo tempo di propagazione, forse voi lo conoscete. Qual è il tempo di propagazione di un'onda di pressione? Ragazzi, io vi sto parlando e voi sentite la propagazione della pressione della mia voce, giusto? L'onda di pressione, perché mi sentite? Se non mi siamo, se leviamo l'aria qua dentro, non mi sentite più. Mi sentite perché, cioè, l'onda di pressione delle mie corde vocali arriva fino alle vostre orecchie. Cioè, io sto parlando e voi mi state sentendo. Cioè, il tempo è estremamente breve. Cioè, siamo quasi sincroni. Se ci mettiamo a 300 metri, arriverà dopo un secondo, no? Ricordate, diciamo, qual è il tempo di propagazione dell'aria? Circa 340 metri al secondo. Ovviamente, essendo una proprietà termodinamica, anche questa dipenderà dalla temperatura della pressione del mezzo e dall'umidità soprattutto. Allora, di fatto, questo tempo è una funzione, quindi abbiamo detto, del tempo, diciamo, di propagazione, quindi, diciamo, della velocità del suono. Per cui, se voi vedete, diciamo, se mettete 30 cm, quindi 0,30, diviso 300, che sono i metri al secondo, ottenete un tempo. Questo tempo viene chiamato tempo di rilassamento. Va bene? Che è il tempo che ci mette, diciamo, l'onda a arrivare, diciamo, dall'altro lato. Quindi, quanto è questo tempo di rilassamento in questo caso? Un millesimo di secondo. Va bene? Cioè, in un millesimo di secondo,
Cioè, se io faccio questa compressione in un millesimo di secondo, ancora posso utilizzare la termodinamica classica, ragazzi. È la pressione. Quindi sono tempi piccoli per la propagazione di un'onda di pressione. Attenzione, perché lo stesso non vale per la propagazione dell'onda termica, in cui vedrete, quando andremo a fare le costanti di tempo termiche, sono molto più lente. Allora, di fatto, attenzione, quando io andrò a utilizzare la termodinamica classica e vado a fare una trasformazione nel tempo, quindi parto dal punto 1 e arrivo nel punto 2, tutto quello che ci siamo detti, la bella costruzione che ci siamo detti, vale se e solo se, quindi io posso ricavare punto per punto tutte le proprietà a partire dalla temperatura, per esempio in questo caso dalla pressione, se questo è il percorso della trasformazione, bene. Ebbene, io in ogni punto posso identificare lo stato termodinamico, se e solo se il tempo che ci ho impiegato per arrivare da questo punto qua a uno primo, a uno secondo, a uno terzo, fino ad arrivare a due, è un tempo lento, cioè un tempo superiore al tempo di rilassamento. Se il tempo che ho impiegato nel fare questa formazione invece è, come diceva lui, fretta in fretta, qua non posso dire nulla, posso solo identificare lo stato iniziale e lo stato finale, punto. Quindi faccio la misura inizio, faccio la misura fine, niente posso dire sul percorso, e non potrò identificare momento per momento quali sono le proprietà termodinamiche, cosa gravissima per chi deve fare anche dei calcoli dal punto di vista termodinamico su tutto ciò che sono le proprietà. Noi nei nostri calcoli andremo a considerare, durante le trasformazioni termodinamiche, che vale l'ipotesi della termodinamica classica, quindi che in ogni punto potrò definire delle equazioni di stato, e T e P quindi sono sempre una successione di stati di equilibrio, e quindi ci muoveremo sempre in queste ipotesi. Nei sistemi chiusi, attenzione, nei sistemi chiusi. Allora, c'è un'altra, io posso in qualche modo migliorare il mio modello, complicandolo leggermente. È quello che faccio quando devo studiare i sistemi aperti. In un sistema aperto, per esempio, c'è un primo, abbiamo visto per esempio il condotto, ma potremmo fare uno scambiatore, anche altri, diciamo, il condotto è la cosa più semplice del mondo. Entra acqua da qua, esce acqua da qua, giusto? Fiume, stessa cosa. Allora, queste sono le pareti del condotto, e quindi di fatto io so che la pressione, ho l'acqua che per esempio entra da questo punto e se ne esce da quest'altro punto. Ebbene, voi sapete, se mi mettete, diciamo qui, non l'avete ancora fatto, ma lo farete tra poco quando farete meccanica dei fluidi, se mettete due sistemi di misura della pressione, qui e qui, due manometri, andrete a vedere che la pressione qui è diversa rispetto alla pressione qui. E voi lo dovete studiare nello stesso istante, questo sistema. Quindi la pressione di fatto cadrà, ci avrà una cadente con una certa pendenza che dipenderà da tante cose, in particolare da quello che vedremo, le perdite di carica. Se io qui riscaldo con una filamento, io cosa avrò? Avrò che la temperatura qua sarà più bassa rispetto alla temperatura qua, se io sto riscaldando, giusto? E allora come lo studio questo sistema aperto? Come faccio a studiarlo se la temperatura qua e qua è diversa, se la pressione qua e qua è diversa? Comincio ad avere qualche problema per studiare i sistemi aperti, perché è evidente che in un sistema aperto ciò che entra è diverso da ciò che esce, giusto? La bocchetta che porta dell'aria calda qui in ingresso, la temperatura dell'aria, diciamo, dell'aria in ingresso, come sarà? Evidentemente è più elevata rispetto, diciamo, alla temperatura dell'aria qui, e sarà diversa, diciamo, ovviamente, da quella che esce. Quindi entra per esempio a 25 gradi perché deve riscaldare l'ambiente, e quando uscirà alla temperatura, diciamo, media dell'ambiente, quindi circa 20 gradi. Va bene? E quindi, come vedete, ingresso e uscita necessariamente avranno, in tutti i sistemi che vi ho proposto, hanno temperature o pressioni, diciamo, diverse. E allora come faccio a studiare dal punto di vista termodinamico questi sistemi? Allora, ripeto, non è chiaro, è chiaro qual è il concetto. Allora, di fatto, per esempio, il rubinetto di casa, vi ho detto l'altra volta, ragazzi, io vi farò studiare il misceratore. Voi avete temperatura dell'acqua fredda, temperatura dell'acqua calda, poi si miscelano e la temperatura dell'acqua in uscita è diversa. Allora non stai nel, diciamo, vedere come faccio a far applicare, diciamo, la termodinamica degli equilibri. Quale equilibrio? Se si stanno miscelando. Non lo posso fare, che faccio? Non li studio. No, il sistema inerti continua a studiarlo, con delle ipotesi leggermente diverse. Vediamo quali.
e poi mi fermo perché la lezione è quasi terminata. Allora, diciamo, quello, il giochino che andremo a fare, ovviamente adesso ve lo faccio vedere in monodimensionale, poi lo potrete vedere in bidimensionale, in tridimensionale. In monodimensionale dico, va bene, qual è il problema? Se io qua pure ho un filamento che riscalda e la pressione che cambia, io posso identificare un concio elementare di ampiezza di x, una fettina di, diciamo, di liquido, e poi un altro concio vicino, e poi un altro concio vicino, e poi un altro concio vicino, e così via. Cioè posso suddividere il mio sistema finito in tanti conci infinitesimi. In ogni concio posso dire la pressione qui è questa, qui è questa qua, e così via. Va bene? Cioè posso dire che ogni concio al suo interno avrà una certa temperatura e pressione, se lo consideriamo piccolo a piacere, e all'interno di questo concio elementare posso dire che valgono delle condizioni di equilibrio locale. Va bene? Non equilibrio globale, equilibrio locale. Cioè in quel concio la temperatura è la stessa, in quel concio la pressione è la stessa, e in quel concio posso applicare le stesse equazioni costitutive che avevo visto nella termodinamica classica, perché vale l'equilibrio locale. Va bene? Quindi, se questo discorso monodimensionale lo faccio in tridimensionale, prenderò un tetraedro di dimensioni dx, dy, dz, all'interno del quale io potrò sempre far valere l'ipotesi di equilibrio locale. Dopodiché il concio che gli sta vicino, la temperatura sarà esattamente un delta T più grande o più piccola, un delta P più grande o più piccola, con un continuo delle proprietà. Cioè le proprietà cambiano gradualmente, con continuità, tra un concio e quello che gli sta accanto, avendo che ogni concio si può considerare in equilibrio termodinamico, perché è molto piccolo, e quindi posso considerare all'interno di quella fettina la temperatura la stessa. Quindi qua, 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 in questo caso era monodimensionale, in tutta la fascetta io posso considerare la temperatura la stessa. Va bene? Questa è l'ipotesi che sto facendo. Ovviamente in 3D non varrà più, perché ovviamente non è più la fetta, ma è un quadratino. Il tetraedro lo vedremo, si chiama tetraedro di Cauchy, forse lo vedrete anche più avanti, anzi sicuramente lo vedrete più avanti in scienza delle costruzioni, diciamo, ne faremo uno studio abbastanza approfondito. Qual è la termodinamica che applichiamo a questo concetto? Si chiama termodinamica del continuo. Quindi continuiamo a far valere quelle ipotesi particolare della termodinamica classica, ma non più sull'intero globale sistema, ma soltanto su un concio elementare piccolo a piacere, all'interno del quale continuano a valere le ipotesi di equilibrio locale. Va bene? Allora ragazzi, ci vediamo alla prossima volta.